Oggi, questo giorno qua, domenica, il 4 di febbraio del 2024. Che cosa succede oggi? Un evento particolare? Avete impegni per stasera? Non so, la butto lì. Come la state vivendo? Io vi devo dire la verità. A sorpresa, in maniera molto tranquilla e serena. Ma vi avevo detto che questa settimana probabilmente me la sarei vissuta così, no? Oggi mi sono svegliato, ho pensato, oh mamma, c'è Inter Juve. E poi mi sono risposto, sì, ma io che cosa c'ho da perdere? Cosa abbiamo da perdere noi stasera? Niente. Se la Juve stasera non vince, semplicemente va a confermare quella che è stata un po' l'impressione, la sensazione, l'idea di tutti da quest'anno. È ovvio che c'è la speranza. È ovvio che c'è la volontà, però c'è anche la consapevolezza che sarà dura, se non difficile o impossibile. Quindi, cosa abbiamo da perdere? Cosa abbiamo da guadagnarci? Tantissimo. Una roba allucinante. Quindi, incredibilmente, la sto vivendo bene. La sto vivendo serenamente, perché tanto abbiamo solo da guadagnarci e non da perdere. E questo non è male. Tra l'altro vi porto qui una piccola clip di quando l'altro giorno alla Bobo TV Channel è arrivato Bobone Vieri e io gli ho chiesto il pronostico di Juventus-Inter, anzi di Inter-Juventus. E lui ha dato una risposta molto allegriana, ha cercato di sviare. Ecco la clip. Inter Juve, pronostico che la stavamo No, facendo perché prima. dopo porto rogna, quindi non Dipende a chi, è giocavo. giocato dappertutto. No, sai che c'è il tutto esaurito? È così. No, non dico niente. Niente. Vado là, prendo un po' di freddo, porto mia moglie e poi niente, vediamo che succede. E speriamo sia una bella partita. No? Sì. Forza Juve. Sì, dai. Dai. Forza chi? Come? Come? Chi? Cosa che hai Cosa? detto? Cosa? C'è Inter, dai. Ha una squadra come l'Inter che ha segnato 50 gol e ne ha subiti soltanto 10 in 21 partite giocate. Ma che cosa le vuoi dire? Cosa dobbiamo dire all'Inter? I dati parlano chiaro, forse chiarissimo. Lautaro è già in doppia cifra, qua quasi raddoppiata, la doppia cifra è già quasi a 20 gol. E Thuram e Calhanoglu ci sono quasi. Thuram è a 8, Calhanoglu è a 9, da centrocampista, da regista davanti alla difesa, certo batte i rigori, però l'Inter è avanti da questo punto di vista. Miglior attacco, miglior difesa, rendimento elevato, giocatori chiave in forma, cosa ci vuoi dire? E anzi, sapete che poi ogni tanto vi porto le statistiche generali e quindi guardateci voi. Questi sono proprio i dati assoluti di tutti quelli che sono i principali, i più importanti, quello che si prende come analisi quando si parla di calcio. E l'Inter è meglio della Juventus quasi in tutte le statistiche. Noi siamo più fallosi, yeah! Evviva! E dribbliamo leggermente di più, perché l'Inter è la squadra che dribbla meno in assoluto in tutta la Serie A. E dato che noi abbiamo il dribbling come arma sulla quale puntare, io mi immagino Yıldız o Chiesa, a seconda di chi effettivamente partirà, poi vedremo la probabile formazione, c'è già un indirizzo, e Cambiaso come uomini sui quali puntare. Poi comunque avere la staffetta Yıldız-Chiesa è qualcosa di super top, è qualcosa di veramente bello. Impressionante la differenza che c'è nei passaggi, quindi nella costruzione dell'azione, molto meno impressionante quella che c'è nei tiri o nel baricentro. Quindi la grossa differenza tra Juve e Inter sta lì, in come viene gestito il pallone, in quelle che sono le scelte tra Juventus e Inter di gestire il pallone al centro del campo, un po' dappertutto in realtà. Le partite si vincono a centrocampo. Quante volte abbiamo sentito dire questa cosa? E allora cerchiamo di mettere a confronto il centrocampo di Juventus e Inter non tanto dal punto di vista tecnico, perché lì lo sappiamo, c'è una grande differenza, non c'è nemmeno bisogno di star qui a ribadirlo, ma mettiamole a confronto dal punto di vista atletico, dal punto di vista quindi della corsa. Ieri Allegri ha detto che serve correre molto e se guardiamo i centrocampisti di Juve e Inter vediamo che in realtà quelli dell'Inter non è che stanno proprio fermi, fermi, fermi. Anzi, sono giocatori che comunque vanno abbastanza forte. In media l'Inter corre poco più della Juventus, ma siamo lì. Quindi dovremmo cercare di aumentare anche, secondo me, da questo punto di vista. Guardo la classifica cannonieri di Serie A e c'è Lautaro là in fondo, però subito dopo c'è Vlahovic. Dopo Lautaro e Vlahovic ci sono Giroud, Berardi, Lukaku e tutti gli altri.
Quindi gli uomini copertina. Quindi dato che stasera è la partita scudetto, è il match, il big match, lo scontro diretto tra la prima e la seconda, e anche l'incontro tra il primo e il secondo capocannoniere. Sono anche le due migliori difese, quindi ci sono tutti i presupposti per assistere a quella che dovrebbe essere una partita spettacolare. Lo sarà all'andata, non lo è stato. È stato bello il primo tempo, molto noioso il secondo. Ieri Allegri ha detto che si aspetta una partita diversa, meno tattica rispetto all'andata. Allora io vi ho già spiegato nel video in cui appunto vi parlavo di Lautaro e Vlahovic quella che secondo me dovrebbe essere la strategia vincente della Juve. Trovate comunque il video qui sopra nelle schede. Ma vi dico subito che la Juventus, per cercare di vincere contro quest'Inter, che non ha tantissimi punti deboli, deve cercare di aggredirla nel giro palla iniziale, quando l'Inter avvia l'azione dal basso. È lì che la Juventus deve fare male, è lì che McKennie deve alzarsi e andare a prendere bastoni, è lì che Vlahovic deve alzarsi e andare sul centrale difensivo, è lì che Yıldız o Chiesa deve alzarsi e andare sull'altro braccetto. È lì che la Juve deve cercare di rubare palla all'Inter, è lì che l'Inter può sbagliare, è lì che possono nascere delle occasioni. Quella lì è la strategia. L'Inter è la squadra che fa più gol e quindi di conseguenza viene naturale dirlo, ma è anche la squadra che fa più assist. Quindi stiamo attenti perché significa che loro hanno un sistema di gioco abbastanza consolidato, ma anche questo è superfluo da dire, basta guardare qualche partita dell'Inter in stagione. L'Inter è anche la squadra con più rigori a favore in Serie A, con ben 9. Quindi bisogna stare attenti anche in area di rigore, dove loro arrivano spesso e volentieri. Bisogna cercare di non far fallo, perché sennò è un problema. E Çalhanoğlu difficilmente sbaglia dal dischetto. Abbiamo anche un precedente, no? Çalhanoğlu che sbaglia, poi ripete e fa gol. Quindi speriamo questa sera di non fargli battere i rigori, perché lui il suo piedino ce l'ha sempre caldo. La probabile formazione della Juventus dovrebbe essere qualcosa di simile. Quindi titolari: Szczęsny, Danilo, Bremer, Gatti, Kostic, Cambiaso, Rabiot, Locatelli, McKennie, Yıldız e Vlahovic. Allora, come la vedo questa formazione? Per me è quella giusta, perché ovviamente si parla di gerarchie, si parla di giocatori che ormai sono maturati, sono assolutamente i giocatori che avrei schierato anch'io. L'unico dubbio poteva essere tra Chiesa e Yıldız, ma Chiesa non sta bene, secondo me, e quindi è normale che appunto parta il giovane turco. E ragazzi, attenzione, perché questa è una notizia, cioè il fatto che io sia comunque tranquillo anche se non gioca Chiesa, che è un riferimento per questa squadra, ci fa capire quanto siamo fortunati ad avere questo ragazzo in rosa. Quindi attenzione, cerchiamo di prenderci anche le cose belle, quelle poche volte che succedono, perché a inizio anno pensare di arrivare per assurdo a giocarsi un match scudetto con l'Inter e nella scontro diretto non c'è nemmeno Chiesa, saremo impazziti. Oggi diciamo va bene, Chiesa non sta bene, a 20 minuti, mezz'ora, non c'è problema. Yıldız non ce lo farà rimpiangere. Io credo che sia qualcosa veramente di formidabile, perché è un lusso che forse non abbiamo ben capito, non abbiamo ben compreso. Poi ci sono anche i nuovi, la Juventus ha fatto mercato, quindi vedremo anche per la prima volta Thiago Jalot e Carlos Alcaraz convocati. Chissà, magari una spezzone di partita, la vedo dura, la vedo difficile, però mai dire mai. Quindi stasera noi ci mettiamo qui, belli tranquilli, io mi passo il pomeriggio bello tranquillo, perché tanto, ripeto, da perdere che cosa c'è? Milan ieri sera ha vinto, d'accordo, Milan arriverà in Champions, la Juventus in Champions ci arriverà, a meno che non succeda un disastro. Non è questa partita qua però che fa la differenza per entrare o uscire dalla Champions, non è questa. Questa fa la differenza per capire se rimaniamo dentro la corsa scudetto, perché ci siamo, oppure no. Usciamo dalla corsa scudetto stasera? È stato bello, devo dire la verità. Mi sarebbe piaciuto arrivarci fino a marzo, aprile, giù di lì, però erano aspettative basse. Stasera usciamo da San Siro con un risultato pieno? Meraviglioso, ce la godiamo e siamo dentro e continuiamo a sperare. Sarà un pareggio? Andremo avanti, andiamo a, non lo so, ad alimentare questa speranza, no? Questo sogno che ci culliamo. Quindi la Juventus da perdere non è niente, va affrontata in totale tranquillità. Ed è strano, perché io solitamente sono nervosissimo per le partite anche un po' più facili sulla carta, e invece per questo Inter Juve sono bello tranquillo e rilassato. Fatemi sapere come siete invece voi qui sotto nei commenti.